14 anni, portici. Facciamo almeno una domanda, giusto diritto, proprio poche cose, ti chiediamo, so che sei molto emozionata e voglio chiederti soltanto una cosa, che cosa ne pensi tu della pizza? È buona. Lo so che è buona, lo so che è buona, ma tu l'hai provata? Ti è piaciuta? Sì. E a casa spesso ti diverti a prepararla o no? Bene, senti un po' una cosa, il tuo sogno nel cassetto? Prendere una fotomodella e una ballerina. Benissimo, un applauso alla numero 7. La tua preferita? La margherita. Benissimo, il tuo sogno nel cassetto? Adattare un bambino di colore. Bravissima, brava. Siamo alla numero 9, Domenica Di Costanzo, 16 anni, portici. Nuove ragazze che abbiamo pescato, penso che abbiamo pescato pure bene. Grazie. Che ne pensi? Una bella serata. Ti stai divertendo? Molto. E io poi una cosa, sposa bene la pizza con la bellezza? Benissimo. E in che modo sposa? Perché sono due cose belle, una è bella da vedere e l'altra è buona da mangiare. E il tuo sogno nel cassetto? Diventare avvocato. Benissimo, un applauso, Domenica Di Costanzo, 16 anni, portici. Ciao Valeria. Ciao. Che ne pensi di questa serata prima di tutto? Bellissima. Grazie, volevo chiedere la tua pizza preferita. Benissimo, grazie. Continuiamo con la numero 12, Rosaria Gargiulo, 14 anni, di Santa Maria la Carità. Buonasera, anche lei una nostra nuova miss, diciamo una nostra nuova allieva, giusto? Giusto. Però bella come una miss sei. Grazie. Anche se per te è la prima volta, dimmi un poco tu, l'hai provata la pizza? Era buonissima. E che cosa hai provato, la margherita? Sì. Ti è piaciuta? Era buonissima. Tu la prepari a casa, aiuti un po' con mamma? Sì, qualche volta. Dimmi una cosa, il tuo sogno nel cassetto? Diventare un'attrice e fare la mia moglie. E dimmi una cosa, e che cosa ti aspetti da questa serata? Non lo so. Come non lo sai? Diventare una miss, ma stanno tante altre ragazze che sono molto più belle di me. Io dico una cosa, siete tutte belle, tutte vincitrici, un applauso. La numero 13 è Carmela Langella, 18 anni, di Fiore del Greco. Sei nuova, vero? Prendi la tutti, no, io so che tu hai fatto tanti concorsi, vero? Tanti. E come sono state le tue classifiche nei concorsi? Abbastanza buone. Cioè? Cioè, le prime due. Di Anna Scioppi, 17 anni, di Scafati.
Alessia De Mai, 14 anni, Ercolano. Buonasera, anche lei sta percorrendo molte passerelle nel senso di concorsi, vero? So che stai facendo anche un corso di portamento che secondo me è fondamentale per tutte voi Miss. Sì. E che cosa ti insegna il portamento? Beh, come camminare sulle passerelle e stare diritto. Una bella postura. Sì. Tu studi? Sì. E dimmi un po', la pizza ti piace? Sì, moltissimo. E che hai mangiato, la margherita? Sì. Tu sogno nel cassetto? Fermo, devo dirla. Un applauso a Alessia De Mai Ercolano. Numero 19, Marianna Cuzzo, 17 anni, Ercolano. Grazie Marianna, ci fa sempre in compagnia, è sempre con noi, anche lei sta effettuando un corso di portamento. Grazie, ricordo, la cosa fondamentale, il biglietto da visita di ogni fotomodella e di ogni modella che sta accendendo a questo percorso. E beh, la pizza com'è stata? Buonissima. Cosa ti aspetti da questa serata? Sicuramente, cioè, ci siamo divertite, vogliamo divertirci alla fine, spero che ci Continuiamo con la prossima, la numero 21, Margherita Di Pristo, 15 anni, Volla. Sera anche a te, so che questa è la prima volta. Sì. E come ti sembra questa serata? So che sei un po' emozionata, parla un poco tu, dai. Sembra una bellissima serata, mi aspettavo di divertirmi e mi sto divertendo. Bene, senti, e tu dimmi una cosa, la pizza, secondo te, ha valore o la bellezza? Che cosa rappresenta? È più importante la pizza, perché la gustiamo, o la bellezza? Beh, secondo me la pizza è una delle cose più belle di Napoli, è il simbolo. Io penso una cosa, che pure la donna, secondo me, non ti dico che sia come la pizza, ma è più importante. Un applauso a Margherita Di Pristo. Siamo alla numero 22, Rosaria Mendola, 14 anni, di Melito. Questa bellissima serata, questa bellissima location, che ringraziamo il trionfo. Benissimo, come ti è sembrata la pizza? Buonissima. E come ti sta sembrando questa serata? Non parole. Benissimo, ti senti nel tempo? Ovvio, come sempre. Benissimo, in bocca al lupo per il finale e facciamo la taglia. Continuiamo con la numero 23, Federica Riccio, 16 anni, Ponticelli. Buonasera anche a te, penso che non è che sia la prima volta. No, è la prima volta, è stata 13 anni. E quale concorso hai fatto? Miss Sud Italia, ragazza in jeans. E qual è stata la tua posizione, la classifica? Hai partecipato? E ricorda una cosa, che l'importante è partecipare, si comincia per gioco e poi il gioco viene. Dimmi un po' una cosa, che cosa ti aspetti tu stasera? Non lo so. Guardati un po' la giuria. Una bella posizione. Comunque, il tuo sogno nel cassetto? Prima di provarmi e poi diventare un artista. Bene, e la pizza ti piace? La pizza è bella come te, un applauso. Se c'è però ricordate una cosa, che le ragazze, come non sempre, sono tutte belle, le nostre miss che ci accompagnano nei nostri tour,
per me sono tutte vincitrici, né prima né l'ultima nessuno. Quindi stasera noi eleggeremo la signora capricciosa, una signora che, non lo so, mi è stato anche, l'ho già intravista pure io, me l'hanno detto anche in tanti, e la chiamerò, però non so e non conosco bene il nome, so soltanto che è la mamma di una miss, la mamma di Domenica Di Costanzo. La signora venga qui direttamente, verrà premiata, un applauso forte per la Lady Capricciosa 2013. Premiamo la signora Lady Capricciosa. Qual è il suo nome? Buonasera. Flora, è contenta? Noi, lei non sapeva nulla, perché noi facciamo le cose tutte belle pulite. Il bello della vita. Grazie. Lei vedo che è emozionata. Quindi mi dica una cosa, che cosa lei ha intravisto in tutte le ragazze, nonostante che lei è la mamma di una miss? La pulizia, che sono piccole, senza malizia. Sono spontanee, belle? Sì, sì. Bene, signora, una piccola passerella, signora Flora, giusto per quanto riguarda la ripresa. No, lo so, vabbè, è giusto per rappresentare la Lady. Bene, un applauso. Lady Capricciosa, la signora Flora. Un forte applauso. Regina Nera, la numero 19 e la numero 22, Marianna Cuzzo, Rosaria Mendola. Bene, un applauso, grazie ancora ragazze, ringraziate anche la giuria. Classificata. Oh, premia Lino Miraldi, la numero 18 Alessia De Mai. Con la seconda classificata, si accomoda il direttore dottor Maurizio Papa per la premiazione. Noi facciamo sempre la numero 13 Carmela Angella, premia dottor Maurizio Papa. Saliamo proprio il podio, saliamo
che cosa dicevi Michele? La fascia! La fascia, giustamente. Si aggiudica il titolo e premia il nostro presidente di giuria Umberto Rea. Umberto Rea, altro organizzatore nonché amico, l'ho detto e saccito prima. Miss Capricciosa 2013, che al locale ristorante di Leonfo, la numero 23, Federica Riccio. Basta 10 secondi in ufficio, aperto per tutta la notte, che ha voluto offrire alle nostre belle miss, e ci troviamo, illustrerete anche voi, dei cornetti fantastici, cornetti friabili, come sono loro le ragazze. Adesso le assaggeremo.